Luca Cavina, perché ho spaccato senza un domani? Che tra l'altro ha perfettamente senso invece. Perché tu spacchi, hai spaccato senza un domani? Ho spaccato senza un domani perché comunque quando si è talentuosi in qualche modo è facile che poi capiti una cosa del genere, anche se il fatto che ti sia scritto ho spaccato è riferito che ovviamente ho passato in qualche modo a una traiettoria discendente. Se mi sono arrivate le carte adesso probabilmente perché io il mio momento l'ho avuto e... però sono cose che non hanno una spiegazione, sono cose che capitano, basta. E come prendo treni? Certo che ti serve. In... posso pescare una a casa, tipo questa, in perfinta. Cioè... allora, prendere treni in perfinta... No, ma tu stai parlando di me, perché la domanda è come prendo treni in perfinta? Ah, ok, beh, allora è ancora più semplice, certo. Perché se uno è seduto su un divano, no? E deve prendere un treno, però lo deve proprio fare, ma non riesce a farlo. Certo. E allora uno si mette lì con l'iPad e vede e lo prende in perfinta e riesce a farlo. Beh, adesso ma mi ha tutto chiaro. No, come prendo? Ma quindi adesso io piglio una carta e devi rispondere lui. No, dipende come è volto il verbo. Cosa? E qui risponde Max. Sì. Cosa assaggerò? Per colpa sua. Per colpa sua assaggerò meno cose di quelle che vorrei assaggiare. Ecco, però diciamo che questa sera è andata bene. Dai. Perché ti inibisco? Ah no, non andiamo più, cioè la cosa è one way, non è che... Ah, buono. Cioè non... Sì. Buono. Perché mangi meno di quello che uno... Quindi si condivide meno di quello che uno vorrebbe. Cazzo, erano sedute ai psicanalisti sta roba. Sì. E chi risponde ora? Rispondo io, c'è ancora più. Quando ho scordato di più e di meno. Dato che è un'intervista a un gruppo musicale, cerco di parlare in termini musicali. Quando ho scordato di più, ovviamente la volta in cui ho scordato di più è stato durante questo tour, dato che c'è un brano in cui io devo scordare il mio re e praticamente passo tutto il brano a suonare e nel frattempo a accordare a orecchio, ma dato che ci sento poco bene comunque, quindi non so definire un momento esatto, però diciamo che più o meno tutto il tour invernale di traditori di tutti è stato contraddistinto da questa cosa, dalla scordatura in un pezzo che nella fattispecie è Stainless Steel. Chi leggo? Ma chi leggo più spesso? Ma in realtà diciamo che chi leggo quasi mai sono le cose che mi piacerebbe leggere di più, perché cioè nel senso il tempo per leggere quasi mai ce l'ho spesso, quello per leggere più spesso un po' di meno. Dai, l'ultima a te, risponde Tommy. Vai. Anche questo finitivo. Questo è dove reciterò, dai, davanti a tutti. Mai. Ecco. Mai, essendo terrorizzato dal palcoscenico, io non reciterò mai davanti a nessuno. E dove reciterai in solitudine? Solitudine, nella mia solitudine io recito sempre. Ecco fatto. Ok. Grazie, bellissimo, molto.